L'emozione è tanta mentre a Vaglia si scopre lo striscione che da adesso in poi campeggerà al campo Marco Ciompi. Al centro un nome, quello di Emiliano Mondonico, il mister di Rivolta d'Adda, l'uomo che ha riportato la Fiorentina in Serie A. A lui è intitolata la prima scuola calcio in Italia, inaugurata in questo piccolo borgo del Mugello. Qui si semineranno i valori che il mister ha perpetuato con il suo solito carisma, la forza, l'altruismo, in tutta la propria carriera. Un progetto della Polisportiva Vaglia, abbracciato dall'Associazione Emiliano Mondonico, presieduta dalla figlia Clara. Vicino a lei anche gli amici di sempre, Cesare Prandelli e Giancarlo Finardi. Papà, oltre ad essere l'uomo più importante della mia vita, è stato anche una persona importante per tante altre e direi che quello che stiamo presentando oggi, che quello che facciamo oggi è la dimostrazione del fatto che di allenatori bravi ce ne sono tanti, soprattutto in Italia, di uomini veri ce ne sono pochi, pochissimi, e io ho la fortuna di aver avuto come papà un uomo vero, e questo direi che è stata probabilmente la mia fortuna più grande, sicuramente è la cosa che mi rimane e che mi inorgoglisce ogni giorno di più. Per me Mondo è stato un amico, un consigliere, un allenatore, un dirigente, un compagno di vita, e quindi sono qui per questo, per ricordarlo, perché la figura di Mondo non va dimenticata per quello che ha fatto sicuramente negli ultimi anni. Soffrendo perché ci si vedeva spesso, però aveva il desiderio e la voglia di dare, quindi per me è stato straordinario. Così i piccoli atleti bianco-verdi del Vaglia da oggi si alleneranno non solo per acquisire i fondamentali del calcio, ma soprattutto per imparare a diventare uomini anche grazie allo sport, soprattutto uno sport di squadra proprio come il calcio. Ci tiene a precisarlo il presidente della Polisportiva Andrea Cialdai, a capo dell'associazione dilettantistica da 2 anni. Calcio è divertimento, dice. Calcio è stare insieme, aiutarsi, sostenersi, darsi la mano nei momenti di difficoltà. Sono questi i valori del calcio e i valori del Mondo, quelli che sosteneva aiutando gli ex alcolisti o stando in mezzo ai giovani e alle famiglie sui campi degli oratori. L'idea è nata da come abbiamo improntato fin da subito la nostra scuola calcio, puntando sui veri valori dello sport e seguendo quella filosofia che apparteneva a Mister Mondonico riguardo alla crescita, a valori legati alla socialità e all'altruismo. Penso che il Comune di Vaglia, intitolandogli questa scuola calcio, ha capito i veri valori di quest'uomo, perché ha sempre espresso favorevole valore ai giovani, e quindi credo che sia proprio abbinata nel modo migliore questa cosa. Un segnale molto bello, non solo per ricordare una figura così legata a Firenze che ha espresso questi valori, ma proprio perché vuole anche dire provare a fare un calcio che rispetti l'avversario, che aiuti a stare insieme, che aiuti i ragazzi a crescere anche sotto il profilo, diciamo così, non solo atletico, ma anche della personalità, anche del rispetto di certi canoni e di certi principi. Ce n'è tanto bisogno. Un piccolo borgo, quello di Vaglia, nel quale lo spirito di comunità è forte, una comunità tenuta insieme anche dallo sport. Proprio per questo la Polisportiva e il Comune hanno trovato l'accordo, terminate le lezioni, per prevedere una fermata pomeridiana dello scuolabus anche al campo. Questa iniziativa è nata con il primo anno di attività giovanile, quando avevamo 12 bambini non iscritti ma interessati. L'unico tassello da risolvere era il mezzo di trasporto che potesse collegare l'uscita dalla scuola all'orario dell'inizio degli allenamenti. Ciò è stato possibile grazie a un grossissimo contributo del Comune di Vaglia, che ha istituito una fermata dello scuolabus al campo sportivo, così che i bambini
una volta escono dalla scuola possano raggiungere tranquillamente l'impianto senza passare da casa o senza che intervenga un familiare o un parente che li prenda a scuola e li porti a allenarsi. Insomma, l'avventura dei piccoli calciatori del Vaglia è pronta a partire, seguendo ciò che il mondo ha insegnato, senza mai volersi eleggere a professore o maestro di vita, ma con la grande umanità che gli apparteneva. Fuori dai riflettori dei campi di calcio ritrovava la sua armonia tra la sua gente, nella sua rivolta, con la sua famiglia, nella sua cascina, con i suoi animali, con gli amici di sempre, ancorato saldamente con i piedi per terra, dove ci si permetteva di volare solo quando c'era da raggiungere obiettivi impensati, come quello della Serie A con i Viola, nata da un gruppo vero, unito, guidato da un grande uomo, oltre che da un semplice allenatore. No, Mondo era molto di più e quel valore oggi deve nutrire anche questa piccola, piccolissima scuola calcio. Deve avere i valori del mondo, i valori del rispetto, della crescita, ma soprattutto della voglia di mettere assieme anche i genitori che tante volte spesso condizionano in maniera negativa la crescita di questi ragazzi. Quindi l'idea è un'idea bella, va portata avanti con questi valori. Siamo su una bellissima collina, l'ambiente è veramente stupendo, quindi insomma parte sotto i migliori auspici questa avventura. È un onore per l'Associazione Emiliano Mandonico che la Scuola Calcio Vaglia abbia pensato di intitolare ad Emiliano questo progetto. E il grande cuore del Mondo oggi è portato tra la gente di tutta Italia, ogni giorno da Clara, proprio con l'associazione intitolata a suo padre. Rimane viva e attiva, infatti, la squadra degli ex alcolisti dell'Approdo, oggi allenata dall'amico Giancarlo Finardi. Rimangono in piedi tutti gli altri progetti che seguiva il mister con passione, entusiasmo, voglia di aiutare gli altri, soprattutto i meno fortunati. Gli insegnava a vincere le partite della vita e questo non lo scorderà mai nessuno. L'associazione è nata, e non lo nascondo, è nata per un atto di egoismo da parte mia, perché non potevo permettermi che finisse tutto quel maledetto giorno, perché non posso stare e non posso pensare senza di lui. E quindi l'unico modo in questo momento per continuare è stato crederci, è stato credere in quello che lui ha sempre portato avanti, con tutto l'impegno possibile e quindi con altrettanto impegno, che sicuramente non sarà mai come il suo, con la stessa forza e la stessa dedizione, ho deciso di andare avanti, ho deciso di continuare a sostenere i ragazzi dell'Approdo, che sono i ragazzi che lui ha aiutato, la comunità di ragazzi che lui aiutava. Ho deciso di sostenere la nazionale di calcio amputati, perché anche loro sono un bellissimo esempio, come lo sono la squadra del Novara Special, che anche loro sono dei ragazzi splendidi, perché con tutte le difficoltà che hanno, e ne hanno veramente tante, ti danno una voglia di vivere che non hai uguali. Oggi dunque a Vaglia un altro tassello, un altro seme che germoglia tra i piccoli, in un altrettanto piccolo comune, in un campo che sorge in cima ad una collina a 20 km da Firenze. Qui i bambini porteranno sulla loro maglia, sul petto, in campo e nella vita, il grande cuore del mondo.